Ciao amici di Luce e Natura, ben ritrovati. Per chi non mi conosce, io sono Enrico e quest'oggi parliamo della coltivazione dei piselli. Ci vediamo, diciamo, un po' tutto, incluso una serie di trucchetti e segreti che vi possono tornare utili. Iniziamo dalle basi. Qua ci troviamo sul mio orto e io i piselli li ho coltivati, li ho seminati anche quest'anno. Sono questi qui alle mie spalle. Però prima di entrare dentro nel merito, voglio un attimo far chiarezza per quanto riguarda la coltivazione dei piselli. Allora, intanto, quanti tipi di piselli esistono? A parte le cultivar, esistono principalmente tre tipi di piselli: quelli nani, quelli a mezza rama e quelli a crescita indeterminata, diciamo che sono quelli rampicanti. I nani, diciamo che non hanno bisogno anche di sostegni. In mezza rama arrivano sugli 80 cm, un metro, che sono quelli che vedete alle mie spalle, che ho coltivato io quest'anno. E poi ci sono i piselli rampicanti, veri e proprio, quelli alti, che raggiungono 1,80 m, anche 2 metri di altezza, e quindi hanno bisogno di sostegni e di reti tendenzialmente alte. Per quanto riguarda i piselli, vi posso dire che nell'arco del tempo ho provato un po' tutti e tre a seminarli, e quelli che mi hanno dato più soddisfazione solitamente sono i mezza rama, perché i mezza rama sono, come che si dice, la virtù sta nel medio. I piselli che producono di più sono i piselli rampicanti alti, quelli che arrivano a 1,80 m e 2 metri di altezza, però devono avere delle giuste condizioni climatiche e un terreno abbastanza fertile, mentre invece quelli nani producono tanto, però poi alla fine, in termini di raccolto, di quantità di raccolto, quelli che rapporto concimazioni, spazio occupato, condizioni climatiche mi hanno sempre prodotto di più sono i mezza rama. E in particolare dei mezza rama, come cultivar, vi posso dire che Rondo e Utrillo, questi sono principalmente. Io ne ho messo una cinquantina di metri di piselli e si divide la mia coltivazione a metà, ci sono sia i Rondo che gli Utrillo. Ora, se mettete come me un mezza rama, dovete predisporre qualcosa per farli arrampicare, anche perché il pisello non è una pianta, è una pianta rampicante, però, come diciamo noi, è una pianta rampicante un po' fessa, cioè nel senso non è un rampicante vero e proprio, fa la parte del rampicante, produce i viticci, però poi non si va a legare così bene come fanno altre rampicanti, quali possono essere magari delle piante da giardino, piante da fiori, o la stessa vite, o la vite americana, che è un grande rampicante, che veramente, diciamo, vi sale sui muri. Il pisello ha i viticci, va a vedere la rete, però se noi non lo accompagniamo strada facendo verso la rete, tende ad abbassarsi. Soprattutto i nuovi tralci, i nuovi getti che va a generare sotto la stipola, quella foglia finta a cui manca il peduncolo, e i secondi, i terzi getti, soprattutto quelli tendono ad allungarsi, tendono ad abbassarsi, quindi se noi non lo seguiamo e qualche legatura non gliela facciamo, comunque l'accompagniamo verso la rete, poi il pisello tende a stendersi. Quindi già questa è una cosa che vi fa capire che non è un grande rampicante. Io come li coltivo e che soluzione ho trovato? Metto un paio di canne di bambù, diciamo una canna di bambù per ogni metro lungo tutto il filare, anche l'altro. I piselli vanno predisposti a una distanza di 60 cm lungo la fila, e ogni 10-15 cm mettiamo uno o due piselli e andiamo avanti così, effettuiamo un paio di file. Poi io queste canne le vado a incrociare, quindi cerco di fare una struttura il più leggera possibile. Lungo le canne ci vado a prendere proprio la rete, quella dei piselli, che in questo caso è 10x10, o ci sono anche 15x15, insomma dipende poi dal tipo di pianta che noi andiamo a coltivare. Per le piante grandi la maglia è 15x15, qua è 10x10. Comunque la srotolo attraverso un'altra canna di bambù di circa mezzo metro e me la vado a piantare alla fine della coltivazione. Eccola qua, vedete, me ne è avanzato un bel pezzo. Poi io che faccio? A fine coltura recupero la rete dei piselli, recupero le canne di bambù, perché le canne di bambù durano anni, la rete dei piselli la riavvolgo intorno a questa canna di bambù, questa mezza canna di bambù. Quindi automaticamente io così faccio un investimento iniziale e poi la riutilizzo 3, 4 anni, 5 anni, perché comunque è una rete che è abbastanza resistente. Vedete amici come crescono i piselli? Vediamo proprio la sequenza. Il fusto è bucato al centro, quindi è un fusto molto tenero, non molto elastico. Se noi lo pieghiamo troppo poi si spezza. Se vedete, alla base del fusto si forma questa stipola, che sarebbe questa specie di foglia, che poi diciamo non è una foglia col peduncolo. Sopra la stipola, sempre sopra, c'è il gambo che porta i fiori e che porterà i piselli. Quindi non è una pianta che nasconde bene bene la propria frutta. I fiori sono questi qua, solitamente uno o due fiori, mentre invece sotto la stipola la pianta emette questa ramificazione con 2, 4, 6 foglie, e alla fine delle foglie
va a portare proprio, diciamo, il viticcio che usa per arrampicarsi. Ora partiamo dall'ABC proprio. Quando è che si coltivano i piselli? I piselli li possiamo seminare sia in autunno che in primavera. Ovviamente, siccome è una pianta abbastanza resistente al freddo e alle basse temperature, pensate che i piselli fino a meno 5 non creano nessun problema. Fino a meno 8 qualcuna resiste, sui meno 10 iniziano a morire. Riusciamo tranquillamente, secondo me, anche in Nord Italia a coltivarli in autunno. Quindi li andiamo a seminare ottobre-novembre e li andiamo a raccogliere tra aprile e maggio. Io questi qua li ho seminati a fine ottobre, inizi di novembre. Siamo ai primi di maggio e già è un po' di giorni che sto raccogliendo i piselli oltre alle fave. E quindi ci vanno a impegnare il nostro orto solo in inverno. Se invece li mettiamo a primavera, poi li andiamo a raccogliere verso maggio-giugno. Ovviamente se li mettiamo in primavera potremmo andare incontro alla siccità. Dobbiamo fare più lotta alle infestanti perché a primavera crescono più velocemente. E insomma li andiamo a raccogliere un mesetto più tardi. Quindi il mio consiglio è quello di metterli in autunno, aspettare quei 5-6 mesi, però avere molti meno problemi, perché in autunno non li andiamo né a rigare né andiamo a fare la lotta alle infestanti. Tutto sommato qualche erbaccia la possiamo strappare, ma non più di tanto, anche perché fra qualche giorno finisce la coltivazione dei piselli, vado a trinciare tutto e a mescolare tutto col terreno, diciamo vado a concimare in maniera azotata, vado a fare una concimazione verde. Poi se fate come me, non avete bisogno di impianti di irrigazione, non avete bisogno di acqua, lasciamo fare la natura, perché il pisello è abbastanza, è una coltura che non esige molta acqua, se non solo quando è in periodo di fioritura. Come profondità di semina io vi consiglio di mantenervi sui 3 cm, altrimenti dovete andare sui 4-5 cm se il terreno è un po' più leggero. Se il terreno è abbastanza pesante, manteniamoci sui 3 cm sottoterra. Per quanto riguarda la categoria, siccome i piselli sono comunque leguminose o fabacee come si chiamano adesso, non abbiamo una coltura particolarmente esigente in termini di concimazione, perché l'azoto viene fissato automaticamente attraverso le radici, perché comunque è una leguminosa, anzi va ad arricchire il terreno di azoto per le colture successive. E quindi l'unica cosa è o effettuare una concimazione leggera che abbia all'interno soprattutto fosforo e anche un po' di potassio, o semplicemente andare a sfruttare la concimazione residua della coltura precedente. Questa, diciamo, è la cosa ideale. Se avete piantato dei pomodori, delle melanzane, delle zucchine, cetrioli, insomma colture più pesanti che avete concimato in maniera abbondante, poi andiamo subito dopo a piantare i nostri piselli verso ottobre-novembre e quindi riusciamo a fare questa rotazione. Per quanto riguarda le malattie principali sono fungine, però ovviamente le malattie poi si sviluppano in tarda primavera, quindi se noi riusciamo a raccogliere inizio primavera ci evitiamo un sacco di problemi. Per quanto riguarda la nostra esperienza, il problema principale dei piselli è che sono dolci e piacciono agli animali, soprattutto la fauna selvatica e soprattutto gli uccelli, in particolare i corvi. Quindi il problema dei piselli è un po' quello delle ciliegie. Dobbiamo stare attenti che non passi uno stormo di corvi, perché se ce li inizia a assaggiare o ce li punta, poi nell'arco di qualche minuto, un quarto d'ora, arriva e ci pulisce tutto. Ecco perché dalle parti nostre, quando stiamo per iniziare il raccolto, solitamente dopo Pasqua, predisponiamo queste strisce colorate ricavate dalle carte delle uova. Perché non è che il corvo è stupido, il corvo lo capisce che questo non è niente, però all'inizio ci dà quella settimana, 10 giorni di tempo che è un po' stordito, vede il riflesso del sole che brilla, non capisce di cosa si tratta e quindi ci dà quel tempo per far maturare i piselli, perché altrimenti non ce le fa arrivare a maturazione. Le inizia ad assaggiare e poi ci distrugge tutto il raccolto. Quindi noi facciamo così, quando sta per arrivare mettiamo qualcosa, mettete quello che volete, uno spaventapasseri, insomma qualcosina che gli dia quel momento di sbandamento. Poi ovviamente se ci resta, il corvo è intelligentissimo, si accorge che non è niente di pericoloso e ci arriva lo stesso, però all'inizio vi dà un po' di tregua. È bene sapere, per quanto riguarda il pisello, che è una pianta che è bucato al centro, molto tenero. Se noi proviamo a piegarlo con le nostre mani si spezza. Voglio farvi vedere che la pianta è bucata al centro, quindi non è una pianta elastica, è abbastanza rigida. Come noi proviamo a rimetterla in posizione, tac, si spezza. Quindi è chiaro che o la seguite all'inizio la coltura o la fate arrampicare in maniera più o meno decente, o altrimenti poi vi si spezza. Altra particolarità del pisello, adesso me ne ho raccolto un pezzo così lo vediamo bene. Il pisello cresce sul suo fusto, il fusto produce una stipola, questa specie di foglia attaccata lungo il gambo, che quindi non presenta un
peduncolo, questa è la stipola. Sopra la stipola va a produrre i fiori che portano poi i baccelli di piselli, quindi non è una pianta che nasconde bene i propri frutti, perché i propri frutti li mette sopra la stipola, li mette belli in vista, mentre invece sotto produce o il viticcio, il tralcio, oppure produce uno sdoppiamento, un altro tralcio che va a separare il pisello. Ora, altra considerazione importante, per questo vi ho preso un pezzetto di piselli così ce lo vediamo bene, gli insetti un po' vanno a fare dei danni, ma non più di tanto. Quello che dovete notare è che la pianta presenta i piselli, prima fanno i fiori, poi si allunga il baccello, quindi rimane un baccello piatto, poi il baccello si gonfia, però all'interno i semi sono ancora piccolini, e poi fa crescere i semi. Nella parte finale della maturazione i semi sono belli cresciuti, si induriscono e il baccello inizia a diventare rugoso. Noi quello che dobbiamo fare è cercare di raccogliere i nostri piselli quando hanno riempito il baccello ma non sono ancora diventati duri, per quanto riguarda il consumo fresco. Poi se il nostro raccolto è destinato agli animali, allora li raccogliamo anche duri, non c'è problema. Ora, altra considerazione che voglio farvi, che non molti lo sanno, nel pisello si mangia anche la buccia, quindi possiamo avere un raccolto che è circa 3 volte quello normale se noi ci mettiamo con la pazienza a ripulire la buccia e la possiamo consumare. Io adesso vi faccio vedere un esempio di baccelli, questo è il baccello in particolare. Noi lo spacchiamo a metà, togliamo la punta, tiriamo il filo e abbiamo rimosso il nostro filo. Dopodiché apriamo il baccello e abbiamo all'interno i nostri piselli. Vedete, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 10 piselli. E questo è quello che noi chiamiamo il nostro raccolto e sono i piselli veri e propri. Questi sono buonissimi e quindi li possiamo mangiare anche crudi. Sono dolcissimi. Allora, una volta che noi abbiamo ottenuto i baccelli, nella parte interna c'è una pellicola. Se noi andiamo a rimuovere questa pellicola in maniera molto delicata, e questo diciamo è un lavoro abbastanza certosino, vedete, ce la tiriamo fuori piano piano, anche la buccia del pisello sa di piselli ed è completamente edibile, si può mangiare. Una volta che noi abbiamo rimosso la parte, diciamo il filo, la punta, la pellicola interna, questo non è altro che pisello vero e proprio, è dolcissimo e buonissimo e si può mangiare. Questa cosa qua era scritta anche nel diario di Anna Frank circa 80 anni fa, già si diceva che non molti conoscevano questo trucco. Io adesso ve lo racconto e l'ho lasciato filmato come prova per le generazioni future. Quindi se noi facciamo così possiamo avere un raccolto che è triplo in termini di quantità. Ovviamente rimuovere la pellicina interna e rimuovere il filo è un lavoro abbastanza certosino, c'è da impazzire, però si può fare. La buccia diventa buonissima, provare per credere. Altra cosa che volevo dirvi, come facciamo a capire se il pisello è pronto? Allora, intanto vi ho detto che prima nasce piatto, poi si gonfia, poi riempie i baccelli, poi all'ultimo, quando è pronto, tende a fare questo lavoro qua, tende a schiacciare un po' la punta. Quindi abbiamo due modi per capire se è pronto: o lo agitiamo e se non sentiamo più muoversi, ballare i semi, vuol dire che i semi hanno riempito il baccello, oppure vediamo proprio a colpo d'occhio che la parte finale della punta si schiaccia, cioè il baccello inizia a comprimersi, a cambiare dimensione intorno ai piselli, e quindi capiamo che è pronto. In questo caso questo è pronto, possiamo tranquillamente aprirlo e come vedete abbiamo i nostri 10 piselli. Altra cosa importante, se non è pronto, vediamo un po', forse questo qua più piccolino, ecco, questo qua suona quando lo agitiamo, quindi non è ancora pronto. Se noi andiamo a aprire i piselli, se voi vedete all'interno stavano crescendo, però sono ancora piccolini, vedete, non si sono ancora gonfiati, diciamo che questo era quasi pronto. Se saliamo ancora più su troviamo quelli non pronti. Ovviamente quando sono così va a produrre molto di meno rispetto a questo. Ecco, ve li metto a fianco così uno si rende anche conto. Questi sono piccoli, questi sono più pieni. L'obiettivo è quello sempre di aspettare il momento più propizio per raccogliere. Altra cosa importante,
come si maturano questi baccelli di piselli, sempre dal basso verso l'alto. Quindi quando noi all'inizio abbiamo i primi piselli sotto nella parte bassa che iniziano a maturare, beh, quelli li dobbiamo raccogliere. Solitamente i piselli più bassi sono anche quelli più lunghi, poi mano a mano che saliamo, che la pianta si divide, che perde la forza, i piselli più alti sono sempre un po' più cortarelli, un po' più brutti. Vedete? I piselli bassi sono quelli più lunghi, mentre i piselli alti sono più corti, quasi la metà. Quindi mano a mano che salgono si vede che la pianta perde la forza, inizia a esaurirsi. E noi già è un po' di giorni che stiamo raccogliendo i nostri piselli, tempo permettendo, perché quest'anno ha piovuto tantissimo. Amici, un'altra cosa importante da sapere è che i piselli si possono congelare. Lo so che ovviamente molti di voi lo sanno, ma si possono consumare sia freschi che congelati, surgelati, e penso che il metodo più veloce e pratico per poterli conservare nel congelatore è quando ci servono li tiriamo fuori. Le bucce si possono mangiare, ve l'ho detto. La pianta, essendo una fabacea, essendo una leguminosa, può essere trinciata nel terreno per arricchirlo d'azoto, soprattutto diciamo la parte delle radici, ma anche la parte del fusto, che è abbastanza tenero. L'ultima cosa, a livello, altra cosa importante che non molti sanno, che è una pianta, è un'altra pianta della salute, perché è una pianta ricca di vitamine, soprattutto se consumata fresca, è ricca di vitamine, contiene l'acido folico, è una pianta che amici, altra cosa importante per quanto riguarda la salute è che è una pianta praticamente ricca di sali minerali, ricca di vitamine, e che contiene una buona quantità di acido folico, quindi consumata cruda soprattutto è una pianta che ci fa stare bene, è una pianta della salute ed è una pianta che si abbina perfettamente a un orto biologico, perché anche io a livello di trattamenti non ho effettuato alcun trattamento, alcuna concimazione chimica, e quindi riesco a raccogliere le mie buone quantità di piselli senza impazzirmi troppo. Anche a livello di infestanti non sono stato a toglierle più di tanto, anche perché fra qualche giorno tolgo la coltura e trincio tutto, quindi non è una coltura che ha bisogno chissà di quali cure. Se riuscite a effettuare qualche legatura come ho fatto io per cercare di mantenerle alte sulla rete, è sempre meglio. Nonostante tutto, i nuovi tralci comunque se ne sono andati un po' per terra, poi un po' i gatti, un po' gli animali, che volete fare, però cerchiamo insomma di mantenerle più alte possibile in modo che non andiamo a subire troppe malattie fungine. E quindi per il resto è una coltura che vi consiglio, ma fate attenzione ai corvi, fate attenzione alla fauna selvatica, soprattutto i cinghiali, anche i tassi, insomma se vi arriva qualcosa vicino ai piselli si impazzisce, anche perché è una pianta che è tutta edibile in realtà, la buccia anche, quindi quando il corvo l'assaggia o qualsiasi altro uccello l'assaggia, si impazzisce e inizia a romperli anche se non sono maturi, fa dei tagli su tutti i piselli. Adesso quest'anno non mi hanno attaccato, mi sono difeso bene e diciamo che sto quasi alla fine del raccolto, quindi non ve lo mostro, ma se un anno mi dovessero attaccare i corvi vi faccio vedere gli effetti, che ci sono state delle volte che veramente ti dispiace, perché comunque l'hai cresciuti con tanto amore per tanto tempo e purtroppo diciamo non ci fanno raccogliere il raccolto che volevamo, ma ci sta, la natura è anche questo. Amici, che dirvi, se vi è piaciuto il video e vi torna utile, mi raccomando, mettete un bel like, condividetelo e soprattutto iscrivetevi al canale, non perdetevi i miei prossimi video. Se avete delle domande, delle richieste, delle esperienze da condividere, potete scrivere nei commenti, i commenti dei nostri video sono sempre aperti. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione, noi ci rivedremo presto, un saluto e un abbraccio di cuore.